One, two, three, four. Can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten. I love you. Amici sportivi, siete collegati con lo stadio Friuli di Udine, Udinese Juventus per la seconda giornata di ritorno. È una Juve caccia di conferme, un Udinese che vuole risorgere dopo un periodo nerissimo. Il saluto vi arriva da Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Parte D'Agostino, grossa, giro, pallone toccato, Buffon, Zapata, si salva la Juve, Zapata vicinissimo al gol. Il pallone per Asamoah che recupera, attenzione, Buffon sta rientrando in porta. Asamoah si allunga troppo il pallone, è un rimpallo fortunatissimo che favorisce Di Natale, attenzione, mette dentro Di Natale, Isla prova a girarsi, sinistro, il fantacco, Udinese che passa, e gol di Fabio Quagliarella. Quagliarella porta il vantaggio all'Udinese ed è una gioia irrefrenabile al 20°. Giovinco, ribattata senza fallo, Giovinco tocca da Amaury, limite dell'area, grande opportunità, il destro di Amaury, termina al lato. D'Agostino, nello spazio, gran palla, Isla, Buffon, dice di no. Quinto corner per la Juve, parte Giovinco, il suo cross era andato in anticipo, molto bravo Grigera, pallone che termina però alto. D'Agostino tra due avversari se ne va, riesce ad allargare per Di Natale, questo è un buon pallone, posizione regolare, attenzione, Quagliarella si propone al centro, Di Natale proverà la finta, Di Natale, pallone sul destro, è un gol meraviglioso, Totò Di Natale, applausi. Grigera, il pallone per Iaquinta, ancora Grigera, attenzione, e qui è calcio di rigore, non c'è dubbio, partita che si riapre, 31°. Parte Iaquinta, 2-1. Può passare così, torna a vincere l'Udinese e torna a vincere contro la Juventus. E non è una vittoria qualunque, non vinceva dal 29 di ottobre dalla trasferta di Catania, non vinceva dal 26 ottobre a Udine, dal 3-1 alla Roma. Ogni settimana abbiamo lavorato sempre duro per lui, anche per noi, abbiamo sofferto tanto, ma oggi abbiamo dimostrato una grande squadra. Dopo la battuta di Bergamo l'Inter è ripartita, ha battuto la Roma in Coppa Italia, ha superato la Sampdoria, ha respinto l'assalto di Juventus e Milan, stasera un'altra insidia a Catania contro una squadra che soprattutto in casa fa paura. Dallo stadio Massimino di Catania, una buona serata da Maurizio Compagnoni e Antonio Di Gennaro. Cruz se ne va, buona prova a rinvenire, ancora Cruz, favorito dal rimpallo, cross di Sisto, sopra di testa a rete, il vantaggio dell'Inter, Stankovic. Si allarga Capuano, porta meno verso la testa, si accetta, con il destro, il cross di Dario, sottoporto, con rimasto chiuso, Bonucci, attenzione, se è stato fischiato, è stato fischiato il gioco pericoloso. Cambiazzo, Liberchiali per i premi, se questa volta ha scelto bene il tempo dell'inserimento alla posizione regolare, se Sovini su di lui, lo punta Ibra, Ibra prova a liberare da sinistro, il tiro, palla che schiaccia attraverso verso il fondo, grande giocata di premi. Di corsa breve per Mascara, fischiato Rocchi, parte Mascara, più lo senza in due tempi. Il pallone è recuperato da Tedesco, l'attacco di Ibrahimovic, tra due avversari, Tedesco, intervento di Muntari, rosso. Muntari peraltro, la beffa era stato espulso anche all'andata. E sempre per fallo si ferma Tedesco. Il cross in area, posizione irregolare, Palucci, Palucci, forte tiro, giù la testa, non è finita, è un assedio adesso, il cross di Palucci, la diversione in angolo, Catania pericolosissima. Caccia Palucci, non esce giù la testa, però messo fuori, al volo il tiro, cambiato, quasi sulla linea, purtroppo, ma perde il duellero, ma rimedia Purvisto. Sì,
rimesso a filare per Capuano, ruba il tempo a Maicon, Capuano rientra sulla destra, Capuano prova il tiro, palla sul fondo, grande finale di primo tempo del Catania. La finta di Ibra, il leguista, Ibra con il fondo, Ibra, esce Pizzarri, ma è stato un difensore del Catania a chiudere. Mascara, Filippo la di Cruz, Mascara Zanattino, Mascara, il destro, la deviazione, palo, non è finita, Bonucci, ancora Bonucci, Martinez, viene murato, palo in angolo, grande intervento di Burdizzo. Paguic, di per calibri Ibrahimovic, posizione regolare, Pizzarri in uscita, la porta vuota, Ibrahimovic, porta vuota, Ibra, rete, il loro tocco dell'Inter, Ibrahimovic. Baiocco, Zanattino, Baiocco, prova la botta, Giulio Cesari, incazzato. Quanto vale questa vittoria per Zlatan Ibrahimovic e per l'Inter? No, vale tanto per me, ero disqualificato l'ultimo partito, oggi ho giocato, abbiamo vinto e poi per la squadra era molto importante. Oggi non c'era mister, però vedi che siamo forti anche quando mister è in tribuna, questo è un'extra forza per noi e diventiamo ancora più forti quando torna anche lui e... Oggi abbiamo fatto una grande partita con un giocatore meno che ha preso il posto dopo 30-35 minuti e non era partita semplice, era una partita molto difficile, però abbiamo dimostrato che siamo forti e siamo stati compatti, concentrati e abbiamo fatto tutto per vincere. Un anno e mezzo fa all'inizio del campionato a Genova contro il Milan, il Genova capì quanto è difficile salire in Serie A. Oggi a Milano vuole capire se è possibile scalare la Serie A. Dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milan-Genova. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. C'è primo errore però per Beckham e la prima risposta di Rovigno. Pirlo, incrocio dei pali e poi vado sul fondo, grandissima punizione di Pirlo. Siamo presenti a Milito e Sculli, arriva la conclusione di Thiago Motta che trova un grande anticipo sul primo palo. Cerca la porta, Dani! Beckham, 1-0! Appiati sul suo palo con sicurezza sulla conclusione di Thiago Motta. Parte Pirlo, traversa ancora e allarga le braccia Andrea Pirlo, stavolta Rubinho l'aveva toccata probabilmente. Palla tagliata, la tocca appena Pato, Kakà non ha il riflesso, era difficile. Cercherà di partire il Genoa, pallone però è impreciso, sarà ancora rimesso laterale per il Milan. Palla per Van den Borre, destro di Van den Borre con Ambrosini che premeva dietro. Jankovic, Bocchetti prova ad arrivare, poi colpo di testa di Biava. E la palla schiacciata termina alta, non di molto sulla traversa. Ambrosini, Flamini, Kakà e Maldini, Ronaldinho in porta. Rubinho ha toccato il pallone. Palladino, arriva a traversione, Milito da solo, Appiati! Salva il risultato! Il pallone è gestito da Jankovic, uno contro uno, Jankovic che scivola, favorisce Flamini con la punta del piede, riesce ad allungare ancora per Milanetto, ha visto Palladino, eccolo servito, Palladino in area di rigore, la mette in mezzo, Piova! È il principe! 1-1! 14 gol in campionato! Cerca ancora Flamini in area di rigore, grande controllo! E poi il tentativo di girata ribattuto. Finisce il Milan 1-1 tra Milan e Genoa. Al gol di Beckham ha risposto, come al solito direi per il Genoa, il principe Milito con un gol a 3 minuti dalla fine. È un'occasione persa nei confronti della seconda in classifica e anche nei confronti dell'Inter. Noi vediamo ad arrivare a lottare fino in fondo per questo campionato, sappiamo che ce la possiamo fare, tutto che abbiamo incontrato una squadra molto forte, peccato per il primo tempo dove veramente
meritiamo qualcosa in più, poi dopo nel primo tempo hanno giocato bene loro.